Pronto? Pronto. Buongiorno, sono Elena del servizio clienti T, reparto reclami, la chiamo dalla Romania. Ho chiamato in merito al suo reclamo. Un attimo, vi prego. Prego, mi dica. Lei, signore Renato? Sì, sì, sono io. Il titolare della linea? Sì. Le ha fatto un reclamo, un attimo? Sì, io ho fatto un reclamo, ma questa favola va avanti da 2 mesi, però. Un attimo, vi prego. Le ha fatto un reclamo per... La fatturazione? Sì. Oltre che anche, non so se le questioni tecniche interessano a lei. Allora, lei sotto mano ha tutte le documentazioni che mi vengono inviate? Un attimo, perché non trova la... Strano, perché vi ho scritto anche ieri, vi ho scritto l'altro giorno, sono 3-4 giorni a fila che vi scrivo e vi mando il documento dove avete fatto l'errore dell'attivazione del servizio fibra. Sì, ho trovato, signore, si tratta di una nuova modalità di fatturazione aumentata. Cioè? Mi scusi. Dal 1° di aprile, signore, è stata modifica di nuova modalità di fatturazione. Allora, vediamo di capirci bene. Io sono un cliente da 3 anni. Sì. Quindi non faccio parte di quei clienti che sono subentrati quando c'erano le 4 settimane. Io avevo già il pacchetto di 1 mese, l'avete trasformato in 4 settimane abusivamente, dopodiché siete ripassati al mese facendo un aumento. Per giustificare questo aumento avete scritto il giorno 17/4/2018, numero di protocollo C199-41-625 che vi ho mandato 10 volte, avete scritto: in riferimento alla tua comunicazione in oggetto, ti informiamo che, come da verifica effettuata nei nostri sistemi, il servizio FIBA risulta attivo dall'11/4/2018. Io sono cliente da febbraio 2015. Ve l'ho scritto, riscritto, e voi continuate a mandarmi un prospetto ciclostilato che è sempre quello. Ora, io mi sto preparando per fare la documentazione da inviare a tutti gli enti, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Gicome e TIM, perché non si può andare avanti così. Se io vi mando una comunicazione, vi metto sotto il naso laddove avete sbagliato e perché avete fatto l'aumento, ne dovrete prendere atto, non potete telefonarmi o mandarmi sempre il solito documento nella quale ho specificato che dal 1° aprile si è passato dalle quattro settimane al mese. Ma io quell'importo lì lo pagavo già prima. Sì, signore, ho capito, faccio le verifiche che lei ha detto e dopo vi richiamo, va bene? Io non ho nessun problema, però dalla Romania con questo numero qui, dato che io registro tutte le telefonate, ne ho già ricevute 10. Ora, io non voglio pensar male, però mettiamoci d'accordo, non potete tutte le volte che mi telefonate, poi mi mandate un ciclo stilato, quindi è un documento comunque tipo copia e incolla, nella quale mi scrivete che ma questo lo so perfettamente, ma il problema è vostro. Sì, signora, lei ragione, però questa è la procedura. La procedura avanti dal 23 marzo, non è mica da adesso. Vabbè, comunque non è mica un problema, per me parlare è sempre un piacere, parlare con le persone, però lei capisce che è vero che il tempo ce l'ho, per carità, però è anche vero che poi uno si stanca, poi dice: ma insomma, che cosa facciamo qui? Le sembra? Signor.
Cioè, l'importante, non mi mandate ancora un ciclo stilato come avete fatto nei giorni passati, io vi mando la soluzione del problema, vi dimostro, vi scrivo che sbagliare è umano, est, l'importante non nascondersi dietro un dito. Siete voi che avete sbagliato ricavando una data, non so da dove la ricavate, perché se andate a vedere nel mio profilo che c'è sulla pagina web, lì c'è tutto. Cioè, quando io ho aderito la prima volta al pacchetto fibre, che è stato a febbraio 2015, e c'è quando io ho cambiato dal pacchetto di 30 di 30 gigabyte a 30 megabyte a 100 megabyte, che equivale ad agosto 2016. Siamo nel 2018. Cioè, se andate a vedere il mio profilo, che non credo che abbiate dei problemi a guardare il mio profilo, lì c'è tutto, e voi continuate a scrivermi e dirmi le stesse cose, non è possibile. Signore, però non io ho lavorato questa pratica, è solo vi informo. Ah, ma ho capito, ma il problema sapete qual è da voi? Io ero un dirigente di una multinazionale elettrodomestica, io avevo l'abitudine che i miei collaboratori gli dicevo: quando si affronta un problema, lo si prende, lo si porta a compimento, non si passa agli altri. Perché la cosa più triste è che lei non ne ha mica colpa, ma lei è la quarta persona che mi chiama con questo numero. Perché io li ho tutti registrati, quindi so perfettamente. Però se ognuno prende sempre in mano questa e non si ricorda di quello che ha fatto l'altra, siamo sempre da capo, eh? Vedo un po' lei, insomma, io credo di essere sufficientemente esperto per conoscere le procedure di come si lavora. Dopodiché, più di questo non saprei cosa dirle, sinceramente. Io vi ho dimostrato laddove nasce l'errore, se voi non l'accettate, quell'errore che avete fatto voi perché l'avete scritto voi, non l'ho scritto io, e se non accettate l'errore che avete fatto non so cosa faccio io, sinceramente. Sì, sembra? Bene, signore. Sì, vi auguro una buona giornata. Lei è rumena? Sì. Tifosa della Simona Halep? Come? Sa chi è Simona Halep? Sì, certo, signore. Bene, sono tifoso anch'io di Simona Halep. Sì, va bene. Saluto. Saluto.